Amici di Acropolis, buonasera, bentornati alla nostra trasmissione per il penultimo appuntamento di questa stagione. Domani sera, infatti, celebreremo l'ultima puntata e abbiamo scelto una formula particolare perché. Eh, nei giorni scorsi siamo andati a vedere eh, un esempio di come può essere riciclata una ex azienda ormai chiusa da tempo e magari acquistata da altri imprenditori con la possibilità di dare posti di lavoro nuovi a cittadini in questo caso aquilani. Stiamo parlando della ex Otefal che dei giorni scorsi ha riaperto i battenti. Salutate anche da molti politici. Una società della Lombardia ha acquistato all'asta questi stabilimenti e adesso hanno nuova vita. Siamo andati a curiosare con questo ampio servizio curato dalla nostra redazione Aquilana e a scoprire come si possono dare nuove opportunità di lavoro a un territorio. Una sorpresa molto positiva questa mattina per tutti gli aquilani. La Otefal riaprirà, investimento minimo di 10 milioni di euro: ed altri 10 milioni di euro per prendere all'asta tutto quello che rimane del, della Otefal. Con noi c'è il signor Fraschina, una grossa impresa del Varesotto. Finalmente 200 persone, forse anche più, grazie a lei e alla sua industria torneranno a vivere. Sì, grazie a me e comunque grazie agli imprenditori del luogo, tra l'altro imprenditori con i quali ho trovato un ottimo feeling e un ottimo feeling anche ho avuto anche del territorio ed è stato uno dei motivi che mh, determinante per scegliere ancora l'Italia, perché comunque è vero. In controtendenza, ma qualcuno ci deve credere, no? La crisi della OTEFAL risale a cinque anni fa, quando, il 30 novembre del 2010, era stata depositata la sentenza di fallimento, che aveva di fatto decretato la fine della corsa del nome storico dell'imprenditoria del settore, Ossidazione Anodica Bergamasca, fondata nel 1967 e specializzata nel trattamento dell'alluminio. La Otefa all'SPA era stata ammessa al concordato preventivo nel luglio del 2010, ma il 30 novembre era stata appunto depositata la sentenza di fallimento da parte del Tribunale dell'Aquila. A quel punto lo stabilimento di Bazzano cessava la sua attività e metteva in mezzo alla strada 180 persone. Tra le origini del dissesto dello stabilimento venivano indicati tra l'altro una redditività mai adeguata agli elevati investimenti necessari per mantenere una struttura di avanguardia, la crisi poi che aveva colpito in particolare il settore dell'edilizia, nonché la paralisi delle attività della regione a seguito del terremoto del 6 aprile 2009. Tutti questi fattori, uniti al crollo del valore dell'alluminio, nel 2010 avevano fatto sì che la Otefal presentasse un debito da ristrutturare di circa 123 milioni di euro, a fronte di un attivo dal valore di realizzo stimato intorno ai 16 milioni di euro. Nello stesso anno, la ditta, in carico al curatore fallimentare Omero Martella, era stata affidata a un gruppo siriano, la Madar. Il gruppo che lavora l'alluminio anche in altri stati, in Nord Africa, in Turchia e in Asia Minore, ha inizialmente riassorbito 87 lavoratori. Gli altri sarebbero stati ricollocati pian piano nel tempo, ma questo non è mai accaduto. I siriani infatti nel 2014 hanno lasciato lo stabilimento, peraltro in pessime condizioni, e i lavoratori sono finiti in mobilità. Ci sono volute ben quattro aste andate a vuoto e la proposta di un gruppo spagnolo perché la ex Otefal rivedesse la luce in fondo al tunnel. Nel 2015, infatti, lo stabilimento è stato riacquistato dalla Framiva Metalli SRL, impresa di Varese specializzata nel settore dei laminati. Alla quinta asta, indetta dal curatore fallimentare Martella, l'impresa lombarda ha presentato un'offerta di 8,7 milioni di euro, a fronte di una base d'asta di 7 milioni. Quest'ultima cifra corrispondeva anche all'investimento annunciato dal sindaco dell'Aquila Massimo Celente e dai sindacati da parte della Lux Perfil, l'azienda spagnola che aveva dichiarato di prevedere anche la ricollocazione di 120 dei 172 lavoratori in mobilità da quasi un anno. Ed ecco che si arriva ai giorni nostri con la presa in consegna all'inizio di giugno da parte della Framiva Metaglia SRL dello stabilimento Ex Otefal sentirsi bene a casa propria, avere degli ottimi rapporti, ripeto, col territorio e con le persone che conosci, con le quali andrai a sviluppare il lavoro, secondo me è fondamentale. Com'è nata questa idea, questa grossa impresa che darà lustro sicuramente alla vostra ditta che sarà rappresentata anche qui nel centro ma anche nel centro-sud a questo punto? L'idea è nata a livello imprenditoriale perché un imprenditore nasce e, e, e vuole fare l'imprenditore, quindi non si accontenta e vuole andare avanti. Mm, avendo già degli ottimi risultati sul mercato italiano e anche su quello estero, girando paesi europei, extraeuropei, con guarda caso un investimento simile allo stabilimento Exotefal, Conoscendo, ripeto, gli impianti eh, di, di, di questo stabilimento, trovandosi bene, eh, avendo un rapporto nato eccezionale di collaborazione, eh, si è deciso di, di, di rimanere in Italia e non dimentichiamoci che gli imprenditori italiani sono ricercati da, 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 da tutto il mondo, sicuramente dagli europei, ma da tutto il mondo, quindi non siamo secondi a nessuno. Eh, quindi... Per concludere questa fase iniziale, perché ci siamo un po' così introdotti a sorpresa, Sa, quindi dando questa bella notizia tutti gli imprenditori italiani vanno all'estero invece alcuni italiani rimangono nella nostra nazione è importante questo segnale sì perché quando parliamo di qualità è bene sottolineare che l'italiano è ancora uno dei principali eh, players per quanto si riguarda la qualità quindi questo non dimentichiamolo l'italiano the best in the world nel mondo allora vogliamo avviarci Facciamo questo, passiamo da questo ingresso, vogliamo parlare un attimino pure di quello e come avete trovato questa struttura, perché insomma 10 milioni preventivati per l'investimento sono tantini, eh? Sì, sono tanti, non dimentichiamoci che a livello industriale ci sono dei valori importanti di impianti, ci sono dei gran metri quadri. Il, il vecchio imprenditore. Che ha costruito questo stabilimento che reputo che abbia fatto comunque un ottimo lavoro ha costruito bene ha installato degli impianti che ancora oggi hanno degli ottimi, delle, delle ottime performance tecnologicamente avanzati assolutamente sì guarda caso prodotti in italia eh, noi con oggi entriamo in possesso dell'azienda chiaramente avremo un periodo di eh, controllo di, di, di tutto quello che è la, 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 eh, il buon funzionamento di questi impianti e sono certo che in breve tempo ripartiremo con la produzione e, e reputo un'ottima produzione. Un annetto? Di meno, di meno. Secondo me con la partenza ci, ci, ci vorrà pochi, pochi mesi. Chiaramente a pieno regime ci vorrà anche un annetto. Bene, continuiamo con questa visita sorpresa qui nella ex Otefal, sempre con l'imprenditore il signor Pietro Fraschina di Varese, che già ha nel nord un'industria simile. Che cosa vediamo qui? Vediamo delle attrezzature, credo per la laminazione. La laminazione, giusto. 90-95% tutto italiano, quindi l'italiano è veramente il numero uno nel mondo, sia nella qualità sia nell'impegno lavorativo. Lo sottolineavamo prima che parlavamo della qualità dell'imprenditore italiano, guarda caso chi ha prodotto questi impianti, questi macchinari, leader mondiali e sono fabbricatori italiani. L'Italia sempre del best, l'abbiamo detto anche prima, è una cosa importante, molto importante per tutti gli aquilani in questo particolare momento. Entro due o tre mesi potrebbe iniziare una produzione. Direi proprio di sì. Chiaramente una, una raccomandazione e penso dobbiamo farla anche noi come giornalisti, come informatori, affinché tutta la politica venga incontro all'imprenditoria per anticipare sempre nel massimo della legalità tutte le procedure burocratiche però. Questo non sarebbe male, sarebbe già un aiuto importante. Giovane italiano chietino Ottavio Bernardini che sarà uno dei soci della nuova azienda che si sta costituendo, se non si è già costituita, quindi questa SPA per quanto riguarda questa ex Otefal, esperto nel settore per la fornitura di eh, materie prime, insomma un'avventura che sta nascendo qui nell'Aquilano. Un'avventura importante per noi imprenditori abruzzesi, abbiamo cercato un partner importante, l'abbiamo trovato nella l'industria Framiva che sta credendo, ha creduto e crederà in questo investimento, noi daremo tutto il supporto eh, ovviamente nella, nella zona, in più avremo una partecipazione importante all'interno del gruppo per fornire materia prima. Materia prima che arriverà da un processo industriale importante dove andremo... Ad ottimizzare, ad utilizzare dei prodotti oggi classificati come rifiuti, parliamo di imballaggi metallici, parliamo di, eh, di lattine di alluminio e rottami in genere, e con alcune tecniche importanti, insomma innovative nella gestione di questi rifiuti andremo a creare una materia prima fondamentale per la, la fornitura di, di alluminio per questo stabilimento. Noi crediamo molto in questa iniziativa, è un'iniziativa importante, diamo atto all'atteggiamento all che ha assunto la nel eh, non sgretolare questa azienda e non dare in pasta degli speculatori questo, questo stabilimento. Siamo ben pronti a recepire tutti i messaggi eh, locali, nazionali insomma, per l'inserimento occupazionale programmato e abbiamo un progetto industriale importante. Cerchiamo di fare impresa nel miglior modo possibile. Diciamo che iniziamo, iniziate con il piede giusto, perché? Perché come diceva lei il curatore fallimentale ha fatto un ottimo lavoro. Se ci giriamo vediamo una lampadina accesa. Più là ce n'erano delle altre, il che significa che si è riusciti addirittura anche a non far tagliare le utenze per iniziare il più presto possibile. Guardi, Il curatore ha un'importante gestione del fallimento, oggi l'azienda ha ancora tutte le utenze in piedi, ha la possibilità comunque, noi darla, oggi prendiamo il possesso, da lunedì inizieremo a fare tutti quelli che sono i lavori comunque di revamping degli impianti, di controllo di tutte quelle che sono le utenze e mettere in sicurezza ovviamente lo stabilimento che è fermato nel mezzo. Eh, ripeto, è importante, è stato molto importante quello che il dottor Martella ha svolto. Nella, nella sua funzione di curatore, eh, noi come impresa mh, siamo aggiudicati una gara competitiva con la Fremio Metalli questa giudicazione oggi abbiamo il, il possesso, inizieremo da, già da lunedì comunque in stabilimento a fare il nostro piano industriale e programmare tutte le lavorazioni importanti per la riapertura eh, della produzione. Abbiamo messo in campo insomma, un investimento totale di circa 20 milioni di euro, stiamo cercando di dialogare con, con, con la regione, con per avere comunque un, un apporto su quelli che sono delle, delle, dei programmi e dei progetti innovativi, stiamo cercando comunque di, di fare impresa. Noi ci mettiamo quello che è il nostro rischio di impresa, ci mettiamo le nostre capacità imperiali, le nostre capacità finanziarie e crediamo in questo progetto. Vogliamo dare insomma, una vetrina che chi ci guarda dall'esterno possa credere insomma, in quello che è l'investimento industriale. Tenga presente che oggi questo stabilimento ha delle grosse capacità, è uno stabilimento che um, può chiudere, può creare una filiera del riciclaggio del, del rifiuto a un prodotto finito, uh, verniciato, insomma ci sono grosse possibilità. Ecologico. ecologico tutto Parliamo di green economy, tutto con l'ecologia. In regola rispetto, con l'ecologia. Tutto nel rispetto all'ambiente, tutto eh, voglio dire, con uh, oggi parliamo di green economy parliamo comunque di quelli che sono uh, tutti gli investimenti finalizzati al rispetto dell'ambiente, quindi insomma siamo in perfetta sicurezza in questo. Per concludere in questo... Questo step, la prima in Centro Italia? Beh, la prima in Centro Italia, sì, speriamo, insomma, speriamo, è un augurio, insomma, vediamo, noi ci mettiamo tutta la nostra volontà, insomma, speriamo di far bene, pensiamo di far bene. D'obbligo un in bocca al lupo e speriamo che la politica sia altrettanto sollecita a 360 gradi nel concedervi le varie autorizzazioni in modo da poter iniziare, perché iniziare subito significa anche posti di lavoro subito. Grazie per l'augurio, noi qui abbiamo esponenti importanti questa mattina come la senatrice Pezzopane, il sindaco Cialenta, l'onorevole Razzi, il senatore Mililla, insomma vedo che ci sono mossi comunque, eh, sono presenti, qui noi ringraziamo oggi la loro presenza e creiamo, pensiamo di costruire con loro un percorso eh, costruttivo finalizzato all'apertura di questo stabilimento importante. E soprattutto veloce. Eh, speriamo, speriamo. Sede nell'industria, nei capannoni dell'industria della ex Otefal abbiamo l'Avvocato Craveia che è uno dei legali che si è interessato all'acquisto da parte dell'impresa dell della ditta di Varese della Framisa S.P.A. di questo immenso capannone perché abbiamo fatto per la prima volta un giro completo e ci vogliono non minuti minuti insomma ma ci vuole qualche quarto d'ora buono ed in più veramente un'iniziativa lodevole quello della famiglia che eh, gestirà e dell'impresa che gestirà della Framisa questo, tutto questo stabilimento. Vediamo che le, anche le attrezzature insomma, non sembrano essere poi così malandate. Comunque c'è stato anche un grosso sforzo per arrivare sia economico, ma anche di volontà per questi imprenditori e da parte di questi imprenditori per arrivare a questo risultato. Certo. La tematica è stata complessa perché l'azienda è fallita, era ferma da un anno e mezzo e taluni beni strumentali dell'azienda... Erano e sono tuttora di proprietà di società di leasing, per cui l'attività odierna di presa in possesso è prodromica poi ad iniziare la trattativa con gli altri proprietari delle società di leasing per cercare di rilevare l'intero complesso. Fin tanto che noi non riusciamo ad avere l'intero complesso nella nostra totale disponibilità, non possiamo garantire la ripresa produttiva e quindi il riassorbimento di tutte le maestranze, perché contiamo nel 2016 di arrivare a 200 dipendenti e fare l'attività produttiva storica dell'azienda qui all'Aquila per due elementi fondamentali. Primo perché crediamo nel mondo Italia, crediamo nel paese Italia e soprattutto crediamo nella popolazione locale. E nella qualità che... Italia. Sì, certo e eh, crediamo nella popolazione locale perché da tutte le informazioni che noi abbiamo assunto nel corso di tutta questa vicenda sappiamo che le maestranze sono fedeli all'azienda e ci garantiranno quella qualità produttiva che andare a fare investimenti oggi all'estero sono anacronistici. La difficoltà di ripartire è che questa azienda è stata abbandonata per un anno e mezzo dopo che per un lungo periodo è stata affittata da Soggetti che hanno curato il loro business utilizzando l'azienda senza fare le manutenzioni necessarie. Prima di ripristinare noi dobbiamo tutelare le maestranze, quindi assicurarci che gli impianti siano rispondenti alla normativa antifortunistica, dobbiamo sistemare tutta la eh, situazione produttiva, l'intero ciclo e dobbiamo poi cercare di dare la ottimazione del prodotto che crediamo di, di eh, poterci riuscire attraverso il coinvolgimento dell'imprenditore locale che voi avete conosciuto prima, che è esperto nella materia prima attraverso le capacità tecnologiche del cliente varesino di Pietro Fraschina, che assieme ad Ottavio Bernardinelli riuscirà tranquillamente a portare avanti tutta l'attività. Questo è molto importante. Per concludere, oltre che all'augurio di un buon e ottimo lavoro, speriamo anche che la politica sia sollecita, così come lo siete stati voi con le autorizzazioni, per farvi iniziare il più presto possibile. Questo glielo diremo. Veda, noi, eh, da parte dei politici che ci hanno onorato con la loro presenza, non, non chiediamo nient'altro che non a, eh, far sì che l'attività di burocrazia non, eh, si, non sia tale da generare lungaggini ingiustificabili. Noi abbiamo bisogno di volturare al più presto le utenze, abbiamo bisogno che l'ASLA venga a effettuare tutti i doverosi controlli, ma in tempi stretti, così come i vigili del fuoco, cioè tutte le autorità preposte ai controlli, noi li aspettiamo con i cancelli aperti. Chiediamo solo che tutto avvenga nel miglior modo possibile, in tempi rapidi, per consentirci di fare le assunzioni ed iniziare con l'attività produttiva. Continuiamo qui questa carrellata insieme con il dottor Paolo Colombo che è il responsabile dei commercialisti che si dovranno occupare per la ditta, l'impresa, l'industria La Framisa SPA per i soldini, dei soldi, degli investimenti, parliamo anche delle opere di ristrutturazione, insomma. Non sono tanti i soldini spesi, circa 10 milioni, 10 milioni e mezzo di euro, per acquistare tutti gli stabili e le attrezzature, ma si dovranno spendere anche tanti altri soldini per rimetterli in sesto, per verificarle, per, per fare eh, un piano industriale, delle opere dei costi. Sì, ovviamente. Innanzitutto l'acquisto dalla procedura fallimentare ha comportato un esborso di 8 milioni e 7, cui devono aggiungersi tutti gli oneri. Fiscale per cui complessivamente dalla procedura ci sarà l'impegno finanziario da parte di Framiva Metalli è di oltre 9 milioni e 3 circa. A ciò, come ha detto lei giustamente, si dovranno seguire, così come si stanno appunto prontando, tutti i piani industriali che prevederanno la eh, rimessa in pristina, in funzione e il riammodernamento degli impianti e indubbiamente si prevede un investimento che eh, circa sarà di di almeno una ventina di milioni di euro. Quindi una realtà molto importante per l'Aquila e eh, cui eh, ci si augura che eh, si possa anche eh, da parte delle istituzioni locali avere un idoneo supporto nell'ambito di un piano industriale serio e assolutamente professionale e che vorrà essere condiviso al momento opportuno con chi di competenza. Molto importante quello che lei ha detto, anche perché insomma, chi è esperto del settore sa che dalla data della produzione, la fatturazione e la riscossione. Eh, insomma il tempo passa, quindi ci sarà un grave, un sborso ancora di soldi, un'attesa prima di poter tornare ad incassare qualcosa. Assolutamente sì. Eh, tutta la fase di start-up sarà necessariamente finanziata interamente dal, dall'imprenditore attraverso le proprie risorse di natura finanziaria e ciò va ad avvalorare ulteriormente un investimento fatto da un imprenditore che si è messo in gioco se stesso col proprio patrimonio aziendale che in qualche misura trattasi di un patrimonio aziendale del settore risalente fin dal 1974. Alla presa in possesso dello stabilimento dell'ex Otefalla da parte della Framiva Metalle e del suo staff, oltre all'imprenditore teatino Ottavio Berardini, c'erano anche diverse personalità politiche. Immancabile il sindaco dell'Aquila Massimo Cialente, ma anche la senatrice Stefania Pezzopane, l'onorevole Gianni Melilla ed il senatore Antonio Razzi. Da destra a sinistra dunque tutte le parti politiche dei massimi organi legislativi statali erano presenti, a testimonianza che il sostegno all'impresa locale non ha colore politico. C'è Stefania Pezzopane, stiamo qui insieme ad altre persone, altri politici anche con lei dopo l'acquisto da parte di questa industria e famiglia del Baresotto della ex Otefal. Un giro d'affari notevoli, di spese soprattutto per il momento, perché si parla di 20-25 milioni di euro. Ma la notizia buona, la prima nel, dopo il terremoto, per quanto riguarda tutto quello che sta accadendo nella nostra città, ma anche nella regione, perché c'è disoccupazione, c'è crisi. Nel giro di quasi scarso un anno, quindi 365 giorni, la eh, famiglia che ha acquistato questa ex Otefal ci ha detto che oltre 200 posti di lavoro saranno reali, veri, molto importanti. Assolutamente sì, stiamo cercando di accompagnare questa iniziativa imprenditoriale molto coraggiosa che ehm, è già eh, partita perché l'acquisto eh, del sito c'è già stato, c'è già eh, un piano industriale in predisposizione avanzato. E partiranno i lavori per la rimessa a norma dello stabilimento a breve e l'auspicio è quello che a fine estate eh, si possano già eh, mettere eh, in funzione le macchine. E' eh, questa un'azienda che quando purtroppo ha chiuso, ha chiuso per motivi relativi alla crisi eh, del, della, del management, non è una fabbrica che aveva perso mercato come è successo per altre, anzi il mercato c'è ed è eh, addirittura in crescita. Quindi è una... In particolar modo quello italiano perché è qualitativo. Quello italiano perché ha un alto livello di qualità e i lavoratori hanno un'altissima qualità. Quindi, l'obiettivo è quello, innanzitutto, di rioccupare chi lavorava in questa azienda e poi, naturalmente, se il piano industriale lo consentirà, eh, di eh, produrre anche nuovi occupati. Noi stiamo cercando di sostenere questa iniziativa, eh, vedendo anche di utilizzare gli strumenti eh, che stiamo creando per il rilancio. Eh, economico del territorio, nella legge per la ricostruzione che ho predisposto c'è un articolo proprio per il lancio delle attività produttive che accantona il 5% per il sostegno delle iniziative imprenditoriali e quindi diciamo che stiamo cercando di fare in modo che il coraggio dell'imprenditore sia accompagnato dal coraggio della politica e, ed ecco qui che oggi eh, cerchiamo in qualche modo di stabilire i passaggi utili. Per far sì che questa iniziativa parta nel più breve tempo possibile perché all'Aquila e in tutto Abruzzo c'è bisogno di lavoro. Infatti, l'industriale la Resotto, Pietro Frassina, ha detto che era disponibilissimo e secondo il suo piano, dopo appena due mesi, due mesi e mezzo, già si sarebbe potuta iniziare la produzione o comunque la lavorazione se la politica desse loro una mano. Nel, in tutta legalità nel velocizzare però la famosa burocrazia italiana e noi la conosciamo. Sì, purtroppo nonostante eh, i decreti che abbiamo approvato, i cosiddetti decreti del fare che facilitano, eliminano dei passaggi. Danno anche degli incentivi, eh, però il nostro paese ha una eh, struttura burocratica abnorme, abnorme. Noi abbiamo fatto come diciamo, istituzioni e come politica locale già un'operazione importante con Accord Phoenix perché l'abbiamo accompagnata nel percorso di ottenimento del, degli aiuti con Invitalia. Adesso dobbiamo fare un percorso analogo con questi imprenditori che hanno però già acquistato il sito hanno dimostrato di voler fare sul serio e hanno tirato fuori i soldi, hanno fatto un'operazione ehm, lungimirante a mio giudizio perché c'è davvero tanto mercato e, mm, e noi non possiamo fare altro che eh, continuare ad accompagnarli come abbiamo fatto in questi primi mesi ehm, da quando diciamo, è partito, partito l'input. Anche il senatore Razzi qui insieme con noi, con gli imprenditori del Varesotto, un'iniziativa notevole e lodevole, quello che hanno fatto questi imprenditori, una realtà italiana in Italia, ma soprattutto in Abruzzo. Io trovo ottima idea anche del, da parte del nostro imprenditore Chietino, Ottavio, che eh, diciamo, hanno il coraggio, oggi come oggi, in un momento molto difficile, di e tirare fuori i soldini, come si suol dire, per ridare slancio all'Aquila diciamo, all che è martoriato dal 2009 dopo il terremoto. E, ecco, io penso che è una cosa fantastica ridare la possibilità a 200 famiglie. Di ricominciare a lavorare in autunno e di produrre un alluminio che deve portare il grande marchio nostro Italia, perché noi siamo leader mondiale su quanto riguarda il Made in Italy, che siamo invidiati in tutto il mondo. Io penso che qui sicuramente potremmo tranquillamente essere orgogliosi e dovrebbe essere anche il Comune dell'Aquila orgoglioso, non solo l'Aquila, la Regione e, il, e devo dire anche il Governo italiano dovrebbe essere orgoglioso. di avere uh, due giovani imprenditori, uno di Varese, uno di Chieti, che si trovano eh, eh, a, per far eh, diciamo, ripartire l'Aquila. Imprenditori veri, reali e che hanno tirato fuori dei soldini veri, reali. Ma sicuramente, almeno dalle previsioni, sono due imprenditori seri e che hanno voglia veramente di, di far ripartire questa bellissima città che è L'Aquila e penso che, come si suol dire, meglio di così se mora. E, e loro investono e io spero che, che anche diciamo, la politica si investa e, si, e, e che la diciamo, a sostenere questa iniziativa di questi due giovani imprenditori. E ci auguriamo per concludere che anche l'amministrativo, che anche tutta questa eh, farraginosa pratica burocratica che l'Italia, burocrazia a, non, a più non posso che più ne, a più ne metta, sia solerta e veloce nel cercare di far partire questi industriali che hanno un piano di partenza di circa due mesi. Ma io spero di sì. Io vorrei tanto che si facesse come la Svizzera, io che che io dalla Svizzera, perché la burocrazia in questo paese fa scoraggiare tutti a fare imprenditoria. E qui bisogna fare le cose 4 e 48, non bisogna guardare se uno di destra e di sinistra, qui bisogna guardare che fa ripartire un'industria, fa rimettere a lavorare 200 famiglie e non possono aspettare. Le carte bisogna essere in, come si fa anche in Svizzera molte volte, in 24 ore già si lavora e qui passano mesi e mesi e mesi, cioè uno investe, allora uno che investe e che investe 10 milioni o 20 milioni che investe, deve subito lavorare perché deve pure incominciare a ammortizzare quello che ha speso, se qui invece passano gli anni e non si lavora, siamo alla rovina ma alla rovina ci vanno quei diciamo quei due imprenditori che hanno avuto il coraggio di investire e invece la, bu la nostra burocrazia italiana è, lunga, è, è più lunga dell'Italia intera. Perciò bisogna accorciare e, e far subito ripartire questa industria in modo che questi due giovanotti possano ancora essere più calvanizzati e motivati a, a, ad aprire addirittura ancora altre filiali per far eh, ripartire tutto l'Abruzzo. In un'occasione come questa, dell'acquisto e della prossima riapertura dell'industria della ex Otefalla all'Aquila, non poteva mancare il sindaco dell'Aquila, l'onorevole Massimo Cialente. Si parla da 10-20-25 milioni di investimento, lavoro per oltre 200 persone, con la riassunzione delle maestranze che c'erano prima, molto importante. Questa è una cosa molto importante. La qualità in Italia, macchine italiane, operai italiani, industrie italiane. Ci vuole uno, una veloci, velocizzazione, un, dobbiamo cercare di dar loro una mano, dovete cercare politicamente adesso per le procedure burocratiche. Ma questa è l'ultima cosa, no? eh, noi seguiamo questa vicenda, devo dire che con Giovanni Lolli abbiamo seguito in questi due anni non facili della curatela da parte del dottor Martella, giudice Ferrari. Noi abbiamo avuto una grande preoccupazione dagli incontri con i siriani quando si è ridotta così. Adesso la cosa importante è che questa mattina eh, c'è la presa in possesso da parte di questo gruppo. Adesso si apro, mh, non è quello, tanto il problema delle, delle autorizzazioni burocratiche, ben venga. Qui ci sono due problemi fondamentali: è quello che questi sono impianti energivori no? perché c'è il forno. Il forno è seguito poi dal laminatoio e quindi la prima cosa è capire come è possibile un intervento, magari con la regione o con la stessa in Italia, cercare di eh, intervenire per eh, il fotovoltaico eh, e quant'altro. Poi adesso si sta lavorando per trovare una società in questa New, la terza gamba di questo stabilimento che è la verniciatura e anche lì si sta andando avanti. A me interessa segnalare una politica attenta che stiamo facendo che è quella innanzitutto di salvare tutte le aziende in crisi e quella di portare lavoro nuovo a Corfenix, al regime. A Arriverà a 200 lavoratori. Quindi, non abbiamo, fra due anni non avremo perso qui e avremo altri 200 posti di lavoro. Stiamo lavorando su altre eh, imprese eh, che dovrebbero arrivare riassorbendo. Le crisi e creando nuovi posti di lavoro e poi il grande capitolo è il turismo, in cui uh, cose fatte la, in Vitalia ci dice che si creerebbero fra i 2000 e i 2500 posti di lavoro nuovi. Eh, io credo che questo sia il segreto: avere un'economia che parta alle vocazioni, dalle capacità dei lavoratori. Questo, parliamoci chiaro: questa impresa è venuta perché noi avevamo dei lavoratori competitivi rispetto all'investimento in Serbia, perché la, la, la maestranza poi. Chi lavora è capace, e quindi su questo è un segnale positivo. Non è un caso che oggi, questo sabato mattina, siamo qui con Stefano Pezzopane e alcuni deputati e senatori proprio perché vogliamo dare il segnale che questi sono gli interventi che servono. Mi spiace che oggi avesse l'impegno Giovanni Lolli perché credo che avrebbe condiviso con me la grande soddisfazione di vedere risolta positivamente una vicenda che ci ha angustiato non poco. Gianni Melilla, anche lei qui, la politica a 360 gradi per iniziative come queste della Ex Otefal qui all'Aquila in Abruzzo. Beh, far ripartire la fabbrica della Ex Otefal con nuovi imprenditori di Varese e di Chieti è un fatto molto importante. Ci sono centinaia di lavoratori in mobilità che aspettano la ripresa produttiva. Quindi chi ha impegni istituzionali deve anche supportare questo impegno degli imprenditori, dei sindacati per cercare di ridare all'Aquila una fabbrica che può fare la differenza anche dal punto di vista della produzione del reddito e dell'occupazione. Molto importante è l'imprenditoria del nord italiana che viene ad investire qua. Lei che si è sempre interessato da sempre dei problemi dei lavoratori, come vede questa iniziativa? La prima di una lunga serie? Beh, il lavoro deve essere al centro di ogni preoccupazione. Sapere che ci sono imprenditori che vogliono rischiare per rimettere in piedi un'azienda è una bellissima notizia e io penso che i lavoratori che aspettano di tornare in produzione possono essere diciamo, i beneficiari di questa, di questa scelta felice a cui noi oggi assistiamo. Naturalmente la presa in possesso della curatela. Da parte degli acquirenti eh, significa anche un progetto industriale che deve essere presentato, significa eh, una, un cadenzario di impegni e qui gli imprenditori ho sentito che vorrebbero addirittura alla fine di settembre eh, tagliare il nastro e cominciare a riprodurre. Mi sembra un obiettivo molto ambizioso, molto bello. Io spero che le cose vadano bene. il Senatore Antonio Razzi, è di qualche giorno fa la notizia di alcuni imprenditori abruzzesi, congiuntamente con lei, siete andati insieme in Corea uno sguardo verso il futuro. Penso di sì, se almeno se è stato. Eh, questo viaggio sta, ho organizzato questo viaggio appunto per delle imprese abruzzesi che magari vogliono fare un po' di, come si suol dire, business con altre nazioni. La eh, nazione, la Corea del Nord, è uno, una nazione che è aperta, anche che, che se ne dica è molto aperta, ed è molto aperta specialmente alle aziende italiane. Io, nel, essendo abruzzese, ho cercato di portare eh, queste aziende abruzzesi: uno riguarda l, l, nel settore delle pelli, eh, Averna, un altro riguarda eh, Puccione, con eh, che, diciamo, fertilizzanti perché anche lì hanno molto interesse per, perché eh, il fertilizzante fa produrre di più eh, sia le, la, la piantagione delle mele, ma sia la frutta, la, la verdura, che loro adoperano molto verdura. Poi un'altra azienda, Aliciani, dei giochi che nel Terramano, che sono venuti e hanno eh, trattato, doveva venire un'altra azienda dei mobili, Mar, che poi è rimasto in Brasile, che no, io spero che la prossima sia anche lui presente, perché molto importante anche i suoi mobili, è che questo è quello che eh, il senatore Razzi fa, perché vengo dal mondo del lavoro e vorrei tanto ridare lavoro a tutti gli abruzzesi e farlo vivere meglio, perché oggi come oggi ci sono eh, quasi il 45% di disoccupazione dei giovani e se è ridotto un po' al, al 12,4% eh, complessivamente, io spero che quanto prima potrà, eh, potrà anche e lì eh, ridiamo, ridare slancio di lavoro e di diminuire la disoccupazione. Un'ottima iniziativa, in anteprima ci può dire che ci sono stati già dei successi, dei collegamenti full duplex? A riguardo, del... A riguardo, di, questa visita. A riguardo di questa visita sì, c'è stato ottimo collegamento, abbiamo incontrato il ministro della... Eh, su quanto riguarda l'emigrazione ma abbiamo incontrato il, il ministro per lo sviluppo economico specialmente speciale per l'Europa e questo è stato molto positivo loro amano la nostra, le nostre aziende amano i nostri prodotti e loro mi hanno pregato di riferire che loro vogliono eh, che lo Stato italiano si faccia avanti specialmente anche di aprire un eh, consolato di rappresentanza. Adesso abbiamo un ambasciatore a Seul e ci sono otto nazioni europee che hanno l'ambasciata lì a Pyongyang. Noi ci dobbiamo rivolgere all'ambasciata della Germania o quella della Svezia o quella dell'Inghilterra, insomma perché noi non possiamo avere una rappresentante? Noi dobbiamo avere, non dobbiamo chiuderci ma bensì aprirci perché quella nazione ha 24 milioni di abitanti e, e può essere una grande apertura anche per il nostro commercio, diciamo, il commercio estero, specialmente con la Corea del Nord. Ottima iniziativa, sorge spontanea la domanda, ma finora perché non ci ha pensato mai nessuno all'estero del primo? Ma questo, questo forse perché io vengo dal mondo del lavoro e non lo so, può darsi che gente che, che si vergognano di, di andare in Corea del Nord, ma guarda io consiglio a tutti di andarci perché hanno fatto bei alberghi e ci si può andare tranquillamente anche in vacanza. Lì è una nazione che funziona. Eh, molti dicono: Ma sì, ma c'è una dittatura. Ma guarda, ma molte volte ce lo vuole per raddrizzare quel, eh, come il funzionamento di una nazione. Eh, però lì lavorano tutti, nessuno è a spasso, la città è pulitissima. Molte volte dico fumano, ma non si vede un mozzicone di sigarette per terra. Io non so dove, dove magari se la mangiano, io non lo so, ma non ho mai visto un mozzicone di sigarette per terra. Io penso che questa è la seconda Svizzera. È la seconda Svizzera, ma questa educazione, questa educazione, come in Svizzera, si fa ai ragazzi da bambina, alle scuole elementari, bisogna insegnare che non bisogna buttare la carta per terra, non bisogna, non bisogna buttare le lattine fuori, proprio ieri ne ho visto uno eh, davanti a me, a una macchina, ma ero un signore grande, buttare una lattina dal finestrino, non l'ho preso per miracolo che io stavo dietro, questa è una maleducazione e questa maleducazione eh, si deve insegnare già dalle scuole elementari e solo così possiamo risolvere anche i problemi dell'educazione su quanto riguarda eh, l'ecologia e per quanto riguarda eh, l'immondizia diciamo, che buttano per strada. Per concludere, la scuola e lo sport sono realmente e devono essere scuola di vita. Ma questo è sicuro, guarda, adesso visto che, che è stato così gentile a dirmi, ha fatto lo sport, per esempio Kim Jong-un, il leader il maresciallo della Corea del Nord, ama lo sport, pallacanestro e pallone. Io penso che tutti la gente che ama lo sport è uno sport di aggregazione e di amicizia e io penso che così eh, il leader o il dittatore, come lo chiamano molti, e, Sicuramente farà delle aperture che già l'ha fatto perché 15 calciatori sono a Corciano, vicino Perugia, che sono dei grandi talenti del calcio. Almeno dico eh, scherzosamente: io ho detto al, al ministro, adesso se ci sbattete un'altra volta, sai che nel 66 la, siamo usciti fuori dai mondiali per, eh, per il Pac Doic che abbiamo incontrato, che eh, il direttore Giovannozzi ha in, intervistato. Eh, almeno dico, possiamo dire che questa volta la, la tecnica gliela abbiamo imparato noi in Italia e se si convince, se, se perdiamo, possiamo dire ahimè, l'abbiamo insegnato noi il trucco del mestiere e stavolta potremmo essere più comprensibili. Bene, questo è quello che è successo la scorsa settimana, speriamo possa essere l'esempio e rappresenti un punto di partenza. Noi ci fermiamo qui. Per questa sera, come detto, la penultima puntata, domani sera l'ultima. Grazie per essere stati con noi e buonanotte.